Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Unboxiamo Scatole. Allora, questa è la prima puntata che registro con la Xiaomi, quindi spero effettivamente vada bene e non mi crea problemi con microfoni e cose così, in sostanza, anche perché insisto, è la prima scatola che provo in realtà ad aprire con questa bellissima, fantastica videocamera. In realtà non è una videocamera. In ogni caso, devi vedere subito la nostra prima One Up Box. Questa è quella di maggio, no, di giugno. La One Up Box di giugno, in realtà, ragazzi. E vedremo cosa c'è dentro. Il tema non me lo ricordo, quindi lo scopriremo pian piano che andremo ad aprire la scatola. Allora, iniziamo subito da Brooker DeWitt, che dovrebbe essere in teoria il protagonista di Bioshock Infinity. Ok, vi ricordate tipo quello strano, avete giocato tutti a Bioshock, immagino. Effettivamente è abbastanza carino, peccato che la scatola sia stata abbastanza distrutta, ma tanto io riesco dalla scatola, quindi non dovrebbe essere un problema. Questo è il nostro bellissimo, fantastico Pop, è una figata, facciamo la collezione dei Pop, e ovviamente è prodotto da Pop Game e della 2K, che ovviamente è la casa produttrice di Bioshock Infinity, e Bioshock in realtà pure tutta la gamma di Bioshock è fatta da 2K. Poi troviamo all'interno la nostra bellissima spilla, questa volta del survival, quindi il tema è survival, spero si vede in realtà. Metta a fuoco, spero di sì, effettivamente. Spilla survival con ovviamente, non poteva mancare, Fallout 4 come survival, ovviamente. Questa è una piccola cosa che si può attaccare, un piccolo portachiavi che si attacca, diciamo, alle chiavi o cose così. E quindi ha la faccia del nostro Pip-Boy, credo sia Pip-Boy il nome, sì, credo di sì, effettivamente. Fallout 4, tanta roba. A proposito, ci sono i saldi di Steam, quindi se avete l'occasione comprate anche Fallout 4, che avete davvero un sacco. Poi troviamo un portachiavi, in realtà non è nemmeno un portachiavi, è un coprichiavi a forma di... non lo so sinceramente, bella domanda ragazzi miei. Se lo sapete scrivetelo qui sotto nei commenti, perché io non so davvero di cosa sia. Sembra qualcosa legato all'apocalisse, cose del genere, però non ne sono completamente sicuro, quindi I don't know sinceramente, quindi sta a voi dirmelo qui sotto nei commenti. Per finire abbiamo ovviamente il tema survival, che è questo qui, come potete vedere, che ci dice che ci sono dentro un sacco di cose. E scopriamo anche di che cos'è, The Walkers. No, niente, non ci dice niente, dice Walkers qualcosa, ma non ci dice nulla effettivamente. E a parte il fatto, ragazzi, abbiamo anche una bellissima carta, tipo carta tipo, con la J, e tipo ci sono dei tirannosauri o cose così. Credo effettivamente siano dei T-Rex, però non ne sono completamente sicuro. Comunque sono dei dinosauri. Su questo non ci piove. E per concludere la nostra bellissima fantastica scatola, abbiamo a disposizione la nostra bellissima maglia, che questa volta ha come bellissima fantastica figura un dinosauro. Spero effettivamente si veda molto bene, anche perché non riesco a vederlo tramite la webcam, quindi sarà un po' problema complicata questa cosa. Ed è questa la nostra maglietta di questo mese. È un po' una figata effettivamente, guardate che bello questo bellissimo tirannosauro, e tipo sotto ci sono tutti quelli che vogliono affrontarlo in qualche modo. Ed è una grande grande figata, ovviamente c'è scritto sopra anche Jurassic, no, Jurassic in realtà. Jurassic? Sì, credo Jurassic Dead, quindi tutto insieme di sopravvivenza e cose così. Ragazzi, questa è la nostra prima scatola di giugno, probabilmente arriverà anche la Super Geekbox molto probabilmente presto, quindi non perdetevi nemmeno il prossimo appuntamento con il nostro Unboxiamo Scatole. Noi ci vediamo presto comunque nel prossimo video, dove sia tutto, ciao ciao e alla prossima puntata!